La Chiesa vive su questi pilastri: la preghiera, la devozione a Maria, l'ascolto docile verso i pastori, l'Eucaristia e l'amore fraterno. Se non siamo in questa struttura ecclesiale, siamo fuori dalla Chiesa di Gesù Cristo. Se diciamo di essere cristiani e non preghiamo, non recitiamo il rosario, siamo ribelli ai pastori che Dio ci ha inviati, non ci accostiamo all'Eucaristia domenicale e ci facciamo del male tra noi, capite bene che non abbiamo niente di Gesù Cristo. Gli Atti degli Apostoli ci aiutano in questo. Se vogliamo essere veramente Chiesa di Gesù, santi come Lui ci vuole, dobbiamo vivere queste chiamate appena citate. Il problema oggi è che siamo cristiani senza fondamenti e perciò costruiamo la nostra fede sull'immaginazione e non sulla realtà vera della fede. Svegliamoci, cari amici, e cominciamo a prendere sul serio la nostra fede.